E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo qui di nuovo con il nostro Hellas Verona. Oggi tre partite contro l'Udinese, seconda partita della fase a gironi di Europa League contro il Groningen, e poi ci sarà il Sassuolo. Tre match non facili. Mi raccomando, cercate sempre di supportare la serie con tanti bei pollicioni in su dai ragazzi, che siamo oltre 10.000. Ma adesso, partita contro l'Udinese, faremo un po' di turnover perché dopo abbiamo un'importante partita di Europa League. Andiamo a vedere la formazione insieme. Ok, ho fatto qualche cambio. Potevamo giocare anche con tutti i giocatori titolari, ma ho deciso di schierare così la mia squadra, con le ali Nagatomo, Ranocchia, Barzagli e Pisano, al centrocampo Mandragora, Viviani e Romulo, in attacco Di Francesco, Ganz e Siligardi, i sostituti Rinaldi, Helander, Mattiello, Greco, Kessi, Elia e Boaci, se nel caso c'è qualcosa che va storto. Andiamo. Ok, eccola qui la formazione dell'Udinese, che schiera in porta, attenzione, uno dei migliori portieri italiani, ovvero Scuffet. 4-1-2-1-2 o 4-4-2 a rombo stretto. Tutto pronto, l'Hellas Verona batte adesso. Badu, ancora lui, Badu sulla fascia, la tocca e poi c'è questo tiro, non pericoloso ma molto potente. Badu, Romulo lo va a pressare, c'è questo passaggio, c'è spazio e il salvataggio alla fine, poi c'è un errore, il miracolo di Leali. Mamma mia, è partita proprio a razzo questa Udinese. Guardate il vuoto incredibile di Viviani e poi le ali. Riesce a toccare il pallone, calcio d'angolo. Ecco qui, pallone perso, pallone perso. Ancora Hellas Verona con questo tiro, palo! E poi Siligardi in fuorigioco. E si era divorato anche il gol. Vicinissimi all'1-0, peccato. Guardate Romulo, nel momento del tiro Siligardi era avanti. Subito, 1-2. Ancora Romulo, a spazi, prova il tiro, pallone alto, 23esimo, l'Hellas Verona sta prendendo il pallino del gioco. Attenzione, c'è spazio l'Udinese, grande occasione per passare in vantaggio. Eccolo qui, si gira, Siligardi, la tocca bene, Romulo per Di Francesco, ecco Di Francesco. Il passaggio a Ganz, Ganz la tocca molto bene, attenzione, il tiro! Il numero 18, Mandragora, ed è 1-0. Quest'anno è cresciuto davvero molto questo giovane giocatore. Ha segnato già due gol in questa stagione, bravissimo. Occhio, 1-2 il tiro ed è 1-1. L'Udinese pareggia meritatamente, aveva già creato 2-3 occasioni e nulla da fare. Ancora problemi in difesa, anche se attualmente siamo la miglior difesa. Però Ranocchia prova a tenerlo. Tre giocatori su uno, il tiro, pallone fuori. E finisce questo primo tempo, non sono soddisfatto. Subiamo davvero tanti inserimenti in velocità. Ranocchia e Barzagli insieme non vanno più bene. C'è la chiusura, vai così, bel passaggio per Di Francesco, lo stop è buono, Di Francesco si infila, Di Francesco è il miracolo del portiere, il miracolo del portiere, bravo qui Di Francesco. Passaggio a Mandragora, tocco a Ganz, Ganz larga dall'altra parte per Pisano, Pisano si accentra, il passaggio buono per Ganz, Ganz per Di Francesco, Di Francesco finta, Di Francesco fuori, incredibile. Occhio, occhio, 1-2, il tiro e la traversa, ci salviamo. Niente, la difesa non funziona. Facciamo le prime sostituzioni, entra Helander al posto di Ranocchia, che non sta facendo una buona prestazione. Ci mettiamo Kessi al posto di Viviani per più fisicità al centrocampo. Ok, prova ad andare. Attenzione, si fa saltare Pisano. Ancora, il passaggio, il tiro e ancora le ali. Siamo fortunati a tenere ancora il pareggio. No, 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 no. Helander chiude. Bravo Helander, bravo Helander. Attenzione, Ganz, che non si è proprio visto. Il passaggio a Siligardi. Siligardi scatta. Se ne va Siligardi. Scivolata, rigore. Rigore, rigore. Che ingenuità incredibile. E viene ammonito. Secondo me poteva esserci anche l'espulsione per Samir. Comunque ci siamo salvati. Ingenuità del numero 3 su Siligardi.
Si sistema Gantz. Gantz, Gantz, Gantz. 2 a 1 è la Sverona, ma non sono soddisfatto. Non sono per niente soddisfatto. Siamo stati fortunati, anche se in alcune partite precedenti siamo stati sfortunati a pareggiare o a perdere. Quindi ci può stare. Ecco qui il calcio di rigore di Gantz. Scuffet. Non può far nulla. Ultima sostituzione, entra Greco al posto di Romulo. Non mettiamo Elia e Boaci. Teniamoli belli freschi per la partita di Europa League. Non riusciamo a contenere l'Udinese, che fa girare il pallone molto bene. C'è questa chiusura, ancora Elander, che adesso sbaglia il passaggio. Attenzione, attenzione, il pallone rimane lì, salvataggio di Barzagli e poi Mandragora dice di no, ci salviamo all'89esimo. Finisce 2-1 per l'Hellas Verona, una vittoria non meritata. Siamo stati fortunati. E poi, ovviamente, Nicola Leali ha fatto gli straordinari. Ecco i risultati della quinta giornata di campionato. L'Hellas Verona sappiamo benissimo come ha vinto. La Roma ha pareggiato contro il Napoli 1-1. La Samp continua a vincere battendo il Milan 1-0, incredibilmente. Voglio vedere questa classifica. La Sampdoria sembra davvero una grandissima squadra. 5 giornate di campionato, 5 vittorie, 11 gol fatti, 3 subiti, 15 punti, il miglior attacco e la miglior difesa insieme all'Hellas Verona, che segue in seconda posizione con 10 punti. Poi c'è il Sassuolo in terza posizione con 9 e seguono poi in quarta Milan, Napoli, Atalanta, Bologna, Lazio e Chievo Verona con 8 punti. La Juventus continua a perdere punti. Ha portato a casa un solo pareggio. Ma prima adesso di concentrarci nella partita di Europa League, devo farvi vedere qualcosa di spettacolare. È ufficiale, Michele Ferrari è un nuovo giocatore talentuoso scoperto. Potenziale 85-94, attualmente è un 63. Lo passeremo in prima squadra per fargli fare qualche partita in Coppa Italia. Quindi andiamo ad offrire il contratto, 2 anni, 500, giocatore, futuro, componente, prima squadra. Firmiamo. Ferrari accetta il contratto, nuovo giovane talentuoso in squadra. E adesso seconda partita della fase a gironi contro il Groningen. Ok, formazione fatta, abbiamo Leali in porta, in difesa Mattiello, Elander, Oxford e Rodolfo Vera. Al centrocampo Viviani, che sì è Greco. In attacco Elia, Buaci e Cerci. I sostituti: Rinaldi, Ranocchia, Nagatomo, Mandragora, Romulo, Di Francesco e Pazzini. Andiamo in partita. Vediamo se oggi Elia e Buaci trascinano l'Hellas Verona. E questa è la formazione della squadra avversaria. Vediamo il modulo, sperando che i difensori riescano a reggere gli attaccanti. Non ce l'ha fatta vedere, io non ho schiacciato nulla. A parte questo, iniziata. Si gira, molto bene, la mette in mezzo, il colpo di testa che non arriva. Ancora è la Sverona, c'è un passaggio, il tiro, palo incredibile. Dopo 3 minuti, subito è la Sverona. Buaci, Elia e tiri dalla distanza. Il tocco, attenzione che si scatta. Il passaggio a Cerci, c'è Buaci che scatta. Pallone in mezzo, Buaci di testa, il pallone esce fuori, ma c'è calcio d'angolo. Viviani ci prova, Viviani la fa scendere, il colpo di testa e sabato. No! Incredibile! Che sì! Il tocco, ok, si fa vedere che sì, salta l'avversario, che sì! E ancora un palo, ancora un palo e siamo a 2. Cerca di far scattare Rodolfo Vera, che questa volta non aveva fatto il movimento, ma aveva quasi rubato il pallone. Attenzione, non è finita qui. Passaggio, il tiro! Che sì, ancora una volta, ma niente da fare, non riesce a inquadrare la porta. Finisce il primo tempo, ottima prestazione da parte dell'Hellas Verona, manca solo il gol. Ottima prestazione anche dei difensori, così e così. Buaci, Elia come sempre scatta e trova spazi. Buaci, palla al piede, ancora Buaci, cerca spazi. Ecco qui Buaci, trascina via tutta la squadra. Si fa vedere Rodolfo Vera, il tocco c'è, anche questo per Elia. Elia per Kessié, Kessié salta l'avversario, Kessié e c'è la deviazione, incredibile. Kessié è il giocatore che trova più spazi grazie agli inserimenti di Buaci e Elia, ma non riesce mai a segnare. Eccolo qui Kessié,
che si salta l'avversario, che si la mette in mezzo e colpo di testa. Niente da fare, c'è calcio di rigore, fallo di mano. Rivediamo il calcio di rigore. Non c'era calcio di rigore. Intervento con la spalla, ma il difensore non si lamenta. In questo caso è un calcio di rigore perché ti trovi nell'area di rigore. Semplicemente questo. Rigore che batterà Elia. Elia si posiziona, prova il tiro. Elia al 52esimo. Meritavamo il vantaggio, ma il rigore non c'era. Bisogna essere obiettivi e leali. Rivediamo questo calcio di rigore battuto alla perfezione. Elia 1-0. 3 gol in Europa League per lui. Ok, Elia. Elia. Oh, Elia! Salta l'avversario ancora una volta così. Attenzione, Elia! La parata del portiere, ma come salta i giocatori. Punizione che batte Viviani. Palla che scende, il colpo di testa. Palla deviata, calcio d'angolo. Cerci. Ecco qui il pallone, ecco qui colpo di testa di Elander, troppo centrale. Bravo, bravissimo, bravissimo Elander. Attenzione, Buaci, salta l'avversario ancora. Buaci, il tocco c'è. Oh, bello questo tocco per Cerci. La para il portiere. Sostituzioni, entra Mandragora al posto di Greco e Viviani, lo spostiamo qui a destra. Poi entra Nagatomo al posto di Mattiello. Entra Pazzini al posto di Buaci. Punizione pericolosissima. Viviani, ecco qui colpo di testa. Ancora una volta Oxford. 89esimo, si rischia. Rischiamo il pareggio, chiudiamo bene. Si gira, il tiro, Leali. Oh mio Dio. Anche il portiere della squadra avversaria nell'area di rigore per questo calcio d'angolo. Colpo di testa alto. Ancora un'occasione per la squadra avversaria. C'è questo tiro, pallone alto e finisce. Il rigore non c'era. Secondo me il rigore non c'era, ma la vittoria l'abbiamo meritatissima. Migliore in campo ovviamente Elia, ma posso dire anche che Elander e Rodolfo Vera si sono comportati benissimo. La squadra avversaria era davvero molto fisica, quindi era molto difficile per le gambette fragili di Elia superare molte volte l'avversario. Ok, questo è il girone dell'Hellas Verona. Attualmente siamo in prima posizione per differenza reti con 6 punti insieme al Nizza, che sarà la nostra prossima avversaria. E adesso match contro il Sassuolo. Attenzione, la Sampdoria ha pareggiato. Signori, giochiamo così in trasferta contro il Sassuolo con Leali, Mattiello, Ranocchia, Barzagli e Pisano. Sì, la difesa lenta. Al centrocampo Mandragora, che sì, un po' stanco, e Romulo. In attacco Di Francesco, Pazzini e Siligardi. I sostituti: Rinaldi, Caracciolo, Nagatomo, Ferrari, Viviani, Elia e Buaci. Come potete vedere, alcuni giocatori devono ancora recuperare al 100% le energie. E ovviamente, se la partita si metterà bene, nel secondo tempo ci sarà il debutto di Ferrari, che attualmente ha un overall di 63. Ok, questa è la formazione del Sassuolo con Consigli in porta. Vediamo il modulo. Gioca con un 4-3-3 largo. Attenzione, c'è De Frel, che è davvero un attaccante molto molto bravo e pericoloso. Tutto pronto, l'Hellas Verona deve approfittare del passo falso della Samp. Battuta. Oddio, attenzione, Berardi la butta fuori, bene. Occhio, De Frel, eccolo qui De Frel. Si gira De Frel, ancora lui. Mandragora cerca di marcare, Duncan, il tiro. Mamma mia, l'avevo vista in porta. Il pallone in mezzo, il colpo di testa, la palla rimane lì, Ranocchia, ancora, spazza, mamma mia, stiamo soffrendo, Berardi, adesso c'è il salvataggio, non riesce a spazzare, c'è questo tiro ed è gol. Meritato il vantaggio del Sassuolo al 25esimo. Chi può segnare secondo voi se non De Frel? Ecco qui, Berardi, poi non riesce a spazzare il difensore dell'Hellas Verona. E poi c'è questo tiro raso terra di sinistro, angolatissimo. Leali non può arrivare. Va bene, che si dai. Vai, tienila, bel passaggio. Attenzione a Romulo. Romulo sterza il passaggio a Siligardi. Siligardi aspetta l'inserimento. Attenzione, Pazzini! 1-1! E la pareggiamo subito. Che inserimento, il pazzo. Altro che Ganz. Il vecchietto segna ancora.
bravissimo Romulo. Poi c'è questo passaggio, Siligardi subito, e poi Pazzini si gira senza pensarci su, tira e il portiere non può arrivare. 1-1, benissimo, si rincomincia da zero. Niente da fare, fa impazzire Pisano. Adesso Duncan, palla al piede, ancora Duncan, la mette in mezzo, il colpo di testa, calcio di rigore. Chi di rigore subisce, di rigore perisce. Calcio di rigore per fallo di mano e attenzione alle ali, che adesso fa qualche giochetto con le mani, giusto per intimidire Berardi. E le ali ci riesce. 1-1, ancora sull'1-1, calcio di rigore subito per fallo di mano. Nella partita precedente abbiamo vinto per un fallo di mano che non c'era, qui ci poteva essere. Il rigore viene parato dalle ali. Attenzione, Di Francesco ruba il pallone, Di Francesco, ancora Di Francesco, si infila nell'area di rigore, ancora Di Francesco, il passaggio a Pazzini! 2-1! Si ribalta tutto, signori! Si ribalta tutto! Il pazzo! Bravo Di Francesco qui! Mamma mia! Perdavamo 1-0, poi 1-1, rischiavamo di perdere 2-1 su calcio di rigore, le ali dice di no, e poi di nuovo Pazzini, doppietta del pazzo alla faccia del vecchietto. Sta calando di overall? Non fa niente, fa sempre gol. Mamma mia, la tensione a mille, mamma mia, davvero, davvero una bellissima partita da vedere. Davvero, attenzione a Barzagli, è il miracolo di Leali, troppo lento, è diventato troppo lento. Barzagli perde il pallone qui, non riesce neanche a pensare un passaggio, e Leali poi deve fare il miracolo. Finisce il primo tempo 2-1 per l'Hellas Verona, ma poteva essere 3-1 per il Sassuolo, come 3-1 per l'Hellas Verona, come 1-1. Entra Matri, esce De Frel, che erroraccio, stava giocando benissimo. Calcio d'angolo che può risultare davvero molto pericoloso, la palla scende, riusciamo a spazzare Magnanelli, e adesso ancora c'è questo tiro, palla... Che gol, 2-2, c'è stato un tiro deviato che spiazza le ali e 2-2. Che bella partita, ragazzi, che bella partita. Rivediamo il replay. Ecco qui, il tiro deviato dalla spalla di Ranocchia, maledetto. Ranocchia spiazza le ali, maledetto. Tutto da capo. Autorete di Kessié. Perché Kessié? L'ha toccata Ranocchia. Allora, facciamo le prime sostituzioni. Entra Viviani al posto di Kessié, entra Buaci al posto di Pazzini. Ottimo primo tempo. Oh! Le ali. Sento i tifosi che acclamano Elia. Entra qui a far coppia con Buaci. Ecco Buaci subito per Elia. Elia tiene il pallone, Elia la tocca molto bene per Viviani. Viviani di nuovo per Elia. Sa che i suoi scatti sono davvero una cosa assurda. Elia in mezzo a tre, ne salta tre, bravissimo. Il tocco a Buaci, palla al piede, ancora Buaci. Mamma mia, semi nel panico questo è l'Hellas Verona con questi due attaccanti. Attenzione a Pisano, la mette in mezzo, il colpo di testa, calcio d'angolo. Che bella l'Hellas Verona appena entra Buaci ed Elia. Romulo, ecco qui, no! Oh, il numero 3, Ranocchia, si butta, simulazione, il passaggio c'è, ecco qui, il tocco ad Elia, Elia prova a scattare, Elia, ancora lui, mamma mia, Elia, bel tocco per Siligardi, vediamo se ci arriva, Siligardi la mette in mezzo, e il portiere, attenzione, c'è un errore, tira, colpo di tacco deviato dal difensore, non ci credo, Romulo, mamma mia, si è riaccesa la partita. Attenzione, tocco bellissimo, un passaggio assurdo per Siligardi, va a cagare Siligardi. Duncan cerca di tenere il pallone il più possibile, e poi la scivolata di Siligardi si fa perdonare. Attenzione, c'è questo passaggio per Elia, Elia scatta, attenzione Elia, il gol di Elia, il 3-2, signori, il 3-2. Elia al 90esimo, mamma mia, il nuovo beniamino dei tifosi, fa tutto lui, questa volta di sinistro, consigli la tocca, ma il pallone entra lo stesso, che botta assurda, 3-2, che bella partita.
Che bella partita! Oh mio Dio, De Frelle che sì! Per il Sassuolo, autorete di che sì, anche se la deviazione è stata di Ranocchia, non so perché hanno assegnato a che sì. E poi due gol di Pazzini e un gol di Elia per l'Hellas Verona. E attenzione adesso, contropiede, difendiamoci, siamo al 90esimo, pallone in mezzo, non arriva le ali, butta fuori la difesa dell'Hellas Verona. Abbiamo visto una partita davvero ad altissimi ritmi. Comunque, onore al Sassuolo che perde questa partita, ma comunque ci ha messo davvero tantissime difficoltà. Bravissimo Leali, bravissimo Elia, un grande Pazzini, che dire più ragazzi? Andiamo a vedere i risultati e la classifica. Sesta giornata di campionato, Milan-Roma 1-1, Inter-Spezia 2-2, Genoa che pareggia contro il Bologna, l'Atalanta che batte il Torino 2-1, l'Udinese che vince 2-0 contro il Chievo Verona. Vi ricordo che la Samp ha anticipato questa giornata, ha pareggiato. Vediamo la classifica. 3 punti di distacco dalla capolista. Sappiamo benissimo che la classifica non sarà così a fine campionato. La Samp perderà un po' di punti, li perderemo pure noi, li perderà pure l'Atalanta. La Juventus è in un girone di ferro in Champions League con il Real Madrid, il Borussia Dortmund, quindi non è facile giocare campionato e Champions League. C'è l'Inter anche impegnata in Champions League, quindi è un campionato tutto da seguire e tutto da vedere. Affronteremo l'Inter in campionato, poi ci sarà il Nizza e poi, attenzione, l'Atalanta che sta facendo un bellissimo campionato, così come la Samp e il Sassuolo. Ragazzi, supportate la serie, lasciate tanti bei pollicioni in su perché ne vedrete delle belle. Elia uccide tutti, trascina questo Hellas Verona, benedetto il giorno che l'ho acquistato. Faremo un bel draft online. Quindi spendiamo i miei 15.000 crediti così guadagnati nell'arco di tantissimi e tantissimi anni. Scherzo. Ok, eccoci qui. Questi sono i moduli. Io direi di partire con un bel... Vediamo. Mamma mia, che moduli di merda.